Se il dimensionamento della presenza studentesca sarà del 50% ritengo che la situazione è ampiamente sotto controllo. Guido Castelli rassicura sul trasporto scolastico nelle Marche, alla vigilia delle 24 ore più importanti per decidere sulla riapertura delle scuole superiori al 50% a partire dal lunedì 25 gennaio. Di mezzo c'è il calo dei contagi da confermare e un vertice con i sindacati e il mondo della scuola. Rassicurazioni arrivano anche dal governo. La buona notizia, se così mi è consentito, è che finalmente il governo si sta svegliando e sembra che nell'ultima conferenza Stato-Regioni abbia decretato che anche per le marche ci sono 3 milioni per i famosi servizi aggiuntivi. Sono pochi. All'appello mancano 7 milioni di euro, 10 era la richiesta delle aziende di trasporto marchigiane. I 3 milioni di euro del governo si sommano ai due messi dalla regione, per un totale di 5 milioni di euro disponibili. Il cambio di rotta delle marche segue la presa di posizione del CTS, riaprire le scuole e fa i conti però con i ricorsi al TAR di altre regioni, Lombardia ed Emilia Romagna in testa, di cui la richiesta a Roma di linee chiare. Noi quando chiediamo chiarezza chiediamo proprio chiarezza in questo senso, vorremmo avere una linea univoca di conduzione di questa crisi pandemica, dare certezze ai territori. Ai giovani, alle famiglie, agli imprenditori. Intanto si conferma lo screening con i tamponi rapidi per studenti e personale scolastico senza prenotazione all'interno del percorso già avviato di Marche Sicure. Info su www.regione.marche.it. La differenza è che eh, in queste allocazioni lo screening di massa verrà fatto non solo dai residenti di quei comuni ma anche da tutti coloro i quali vorranno soprattutto studenti, personale scolastico, personale ATA che vi si vorranno recare.